Durante la straordinaria trasmissione in diretta su Rai 1, la carismatica conduttrice Eleonora Daniele ha condiviso un'emozionante notizia che ha toccato profondamente il pubblico, scatenando momenti di grande gioia e commozione. Prima di continuare, ci teniamo a chiedere il vostro prezioso supporto. Un piccolo gesto, un semplice mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di enorme importanza. Grazie di cuore. All'interno dello spettacolo, Storie Italiane, Eleonora Daniele ha svelato una sorprendente scoperta che coinvolgeva un giovane di 17 anni, il giovane romano Edoardo Camilli, scomparso da diversi giorni. Dopo un breve riassunto della sua storia, la presentatrice ha ricevuto la notizia positiva delle ricerche in corso ed ha condiviso questa rassicurante scoperta con evidente emozione, a fatica trattenendo le lacrime. Dopo giorni di angoscia e incertezza riguardo al destino di Edoardo, è stato confermato che il ragazzo è stato ritrovato a Roma in buone condizioni. Nel momento dell'annuncio, Edoardo si trovava in macchina con suo fratello Giancarlo. Durante la trasmissione, lo zio del ragazzo, Giancarlo Persia, ha chiamato in diretta per condividere questa straordinaria notizia esclamando: «Vi do una notizia in diretta che mi è appena arrivata, è stato ritrovato Edoardo. Sono contentissima». La presentatrice, dopo un grido di gioia, ha commentato con profonda emozione, sottolineando quanto spesso si raccontino storie brutte e si viva con il fiato sospeso, ma in quel momento la sua gioia era così travolgente che le veniva da piangere. Ci teniamo a chiedere il vostro prezioso supporto. Un piccolo gesto, un semplice mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di enorme importanza. Grazie di cuore.